E il video neanche è iniziato, già mi trovo qui. Beh, effettivamente con quello che sto per mangiare, oggi scaveremo ancora più a fondo nella tana del bianconiglio e scopriremo quanto gli brucia il culo. Hi people of YouTube, welcome to a new episode of Assaggiamo. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Qualche tempo fa vi ho mostrato che ho assaggiato il ramen istantaneo della Bulldak. Ottimo ramen, effettivamente abbastanza piccante, ma quello che avevo comprato io, ma non era il più piccante in circolazione ad oggi. Quello più piccante in circolazione ad oggi è sempre della Bulldak Spicy 2x. Questo quindi in teoria è due volte più forte di quello dell'altra volta? Può essere, scopriamolo subito. Ed eccoci qui con il nostro ramen, bello, caldo, cattivo, ma soprattutto prepotente. A parte che mi vergogno tantissimo di aver distrutto l'uovo nel processo. Dio mio, era uscito bellissimo con l'uovo sopra il ramen, Dio mio, e si è distrutto nel momento in cui l'ho appoggiato giù. Non sono uno chef, perdonatemi. Però questo tipo di ramen fatto nella padella e non nel pentolino si chiama, scusatemi la pronuncia, Kujirai Style Ramen. È un ramen un po' cucinato in modo diverso, ma comunque mantiene sempre la sua forma. Quindi già dall'odore sembra bello cattivo, signori, itadakimammata. Allora, solo un assaggio ne ho preso e già effettivamente la prepotenza del peperoncino si sente. Si sente. Io come sempre ho una soglia veramente troppo alta rispetto magari alla media, come potrebbe essere la mia ragazza, che un solo assaggio di questo, anzi neanche una punta sulla lingua e mi muore lì. Per me invece è una bella batosta, ma comunque buona da mangiare. L'uovo che ho aggiunto dà un tocco di gusto proprio leggero, ma in più che non distrugge il piccante, ma che dà proprio gusto extra al tutto. Mi dispiace solo che si sia distrutto nel processo, ma il gusto del piccante unito all'uovo, unito all'alga, unito ai semi di sesamo, si sente tutto. Non viene troppo prepotentemente coperto da tutti gli altri gusti, 1, 2, 3, li sento distintamente, ma soprattutto il piccante è forte. Per una delle prime volte effettivamente ho il bisogno un attimo di bere, perché ho bisogno di rinfrescarmi la bocca. Come ho appena detto, per una delle prime volte ho avuto un attimo bisogno veramente di rinfrescarmi, perché il piccante lo sento, è buono. Ti rimane veramente tanto in bocca, lo senti veramente. Non è un 10 perché bene o male ancora sono sano di mente, ma sicuramente non è
alla portata di tutti. Capisco perché molte persone che fanno l'assaggio su YouTube di questo stiano male poi. Non lo consiglio a chi non è abituato al piccante, ma per chi ha voglia di assaggiare qualcosa di diverso da tutti i ramen istantanei presenti sul mercato, bene o male questo adesso si trova in molti negozi, compresi alcuni negozi di dolciumi, che anche lì dici perché un negozio di dolciumi vende roba piccante, ma la vera domanda è perché io questo lo trovo a Chinatown a 1,20€ e tu me lo vendi a 4,50€? Comunque signori, il mio voto per questi, prima di darvelo do un altro assaggio. Buono, veramente buono. Sai cosa ci starebbe bene con questo piatto? Un po' di funghi. Un po' di funghi secchi messi sul lato del piatto ci starebbero da Dio. Comunque, il mio voto. L'altra volta non mi ricordo che voto ho dato alla pasta in sé. Comunque era sicuramente un buon voto. Ma avendolo cucinato in maniera differente, con l'uovo, con la cipolla, con questo tipo di piccante, devo dire che a livello di gusto mi sento di dargli un 8, perché mi è uscito veramente bene. Peccato per la realizzazione dell'uovo, Dio mio, però è uscito tutto perfettamente buono. Un 8 di gusto glielo do sicuro. A livello di piccante invece mi sento di dargli un 9, proprio senza neanche stare lì a pensarci. Un 9 perché non è un 10, perché bene o male sono ancora sano di mente, non sto morendo dal piccante e sono sicuro che se lo sento io lo sentireste soprattutto voi. E non gli do un voto più basso perché sicuramente è un piccante superiore a molti altri che abbiamo assaggiato in questa rubrica. Come ho già detto l'altra volta, il giorno che darò un 10 a un piccante sarà un piccante che veramente lo sento totalmente e sono sicuro che lo sentirò, che ci starò di merda, ma in quell'esatto momento mi sentirò vivo perché finalmente avrò trovato qualcosa che batte il mio gusto a livello di piccante. Quindi signori, vi ringrazio tutti per avermi seguito, come al solito se mi avete seguito. Se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo pranzo. Ciao a tutti!